È stata sottoscritta la convenzione che consentirà ai cittadini gelesi di esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti nel momento del rilascio o del rinnovo della propria carta d'identità. Hanno apposto la loro firma sull'importantissimo documento nel corso di un incontro dibattito che si è svolto al Club Vela, il sindaco di Gela e il coordinatore del centro regionale trapianti Bruna Piazza. Il fatto che ognuno di noi possa in vita esprimere la propria volontà in merito alla donazione dei propri organi è intanto un gesto di grandissima libertà e indicativo appunto di questo momento storico in cui ognuno di noi deve poter dire la propria, e agevole il lavoro in quanto dover chiedere il parere in merito alla donazione degli organi ai familiari di un soggetto che decede. Quindi noi ci ritroviamo a fare una domanda così impegnativa, così difficile, nel momento più difficile, perché chiaramente sono i parenti aventi diritto, quindi quelli più vicini. Chiaramente è una situazione estremamente stressante, estremamente coinvolgente, per cui il fatto che di poter trovare che il soggetto che decede ha espresso la propria volontà e quindi sapere qual è la volontà sua, personale, senza che nessuno si debba fare carico di questa responsabilità, che è sempre un'interpretazione, aiuta tanto, solleva le coscienze, e ottimizza e rende più rapido il lavoro. I parenti non possono opporre diniego? I parenti, per poter opporre diniego, devono dimostrare che il soggetto che ha espresso la propria volontà favorevole ha poi cambiato idea, perché tutti noi possiamo esprimere la nostra volontà e successivamente cambiare opinione in merito a quel dato, perché è successo qualcosa. Dico, ognuno di noi deve essere libero di modificare la propria scelta, ma deve dimostrarlo, cioè o il soggetto lo deve, oppure il familiare mi deve dire: guardi, il giorno tot mi ha scritto, dopo quella data mi ha scritto che non era più d'accordo. È un passo di civiltà per la cultura del dono. Gela, devo dire che è una importante città che si è sempre dimostrata di essere sempre molto generosa, è la seconda città di fatto in Sicilia. Però con questo documento, che si potrà sottoscrivere al momento in cui si chiede la carta d'identità direttamente al comune, si libera in quella situazione drammatica che quando si perde un caro di dover pure scegliere proprio per il proprio istinto che non c'è più. In questo modo uno libera i propri cari da una scelta che a volte è penosa, ma che in realtà è una scelta generosa. E quindi in questo modo riusciamo a togliere da quell'imbarazzo chi è che mantiene ancora, vuole trattenere il proprio caro, ma sa che non c'è più nulla da fare, invece ognuno così può scegliere per se stesso.